quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi è un giorno speciale, specialissimo. In casa Due Cuori Una Cappa è tornata la macchina del pane ed è tornata in una diversificata forma, perché ne abbiamo ordinata una da Amazon, che è la iCook, la macchina del pane con 19 programmi. Ragazzi, potremo fare qualunque cosa. Ci facciamo proprio uno spacchettamento, facciamo vedere come funzionano i vari programmi, vi faccio vedere il libretto di istruzioni. Quindi ragazzi, adesso scopriamo insieme la nostra nuova macchina del pane iCook. Bene, quindi andiamo di là e andiamo a spacchettare. Pronti per il video spacchettamento? Apriamo con voi la nuova macchina del pane. Yuhu, un bello scatolone. Ecco. Arriva Enzo. Già avete scoperto la marca, è della iCook. Allora, la mia scelta è andata su una iCook Automatic Bread Maker modello MBF013. Perché? Perché ha 19 programmi. 19 programmi. E un prezzo che sta negli 11 programmi, diciamo così. Perché quelle con 19 programmi avevano dei prezzi esorbitanti, mentre questa... Ce la fai io? Sì, sì, è leggera. Questa la teniamo alla scatola. Prima connotazione, è abbastanza leggera, non è pesantissima, l'ho potuta prendere agevolmente. Bravo. Già questo. Questo è un punto a favore. Allora, le recensioni cosa dicono? Alcuni ne dicono magnificamente, la maggior parte. Poi ce ne sono due o tre che dicono che dopo la prima notte di lavoro è morta. No. Sì. Nel senso, dopo la prima notte di lavoro. Sì, sì. Però io, che ci fanno con la macchina del pane di notte? Però io, avendola acquistata su Amazon, sono abbastanza tranquilla perché posso fare il reso entro 30 giorni. Bravo, questo è anche vero. Ah, allora. Quindi l'ho presa per questo. Poi cosa abbiamo? Facciamo vedere. Questa è la warranty, la carta di garanzia. Va bene, 2 anni di qualità, bla bla bla, okay. Mettiamola da parte. Libretto delle istruzioni con ricettario. Ora lo spulciamo. C'è in italiano? Vi dico subito se c'è in italiano. Sì, c'è in italiano, evviva! Okay. Poi questo è cos'è? Questa è la presa europea. Okay. Cavo, bravo, tira, tira. Con il cavetto. Facciamo vedere i nostri amici, qua c'è tanta emozione. E poi l'ho presa perché aveva un design molto accattivante questa macchina del pane. Molto, buona molto accattivante. Vediamo se la voglio. Se metto a terra il tiro. No, ci penso io. Allora tieni, dai. Ti passo la videocamera. Togliamo l'imballaggio, cauzione. Wow. Non toccare qui, quindi questa parte può diventare più calda. Vabbè, ma anche quella è tutta. Adesso ve la giro a favore di videocamera e capirete perché l'ho scelta. Sì, si sente già. Non è di plastica, è di alluminio. Ed è fantastica. Non levare la plastichina, per favore. È crusoffre quando io tolgo la plastichina. E poi mi è piaciuto un sacco il rivestimento del cestello, che è chiaro. Dice, ma perché? Non lo so, mi è piaciuto. Bravo. Ce le fai vedere le palle? Ok, vediamo. Questo è l'interno, naturalmente adesso tutta andrà pulita prima di metterla in funzione. La resistenza è uguale a quella della mule. È uguale a tante macchine del pane. Sì, sì, io faccio raffronto con quella che avevo prima. Il cestello ha la stessa capienza. Allora, quindi abbiamo il cestello, poi cosa c'è là? Allora, come accessori... Aspetta. Cos'è il telecomando? Questo cosino qua, fighissimo, è il dispenser distributore automatico delle farciture. Voi mettete qua dentro la frutta secca, le olive, l'uvetta passa, le gocce di cioccolato. Lo chiudete, così. Sì, tutto quello che vuoi aggiungere nel pane. Lo posizionate qui, alla base, e
lo agganciate, dopodiché questo si chiude e automaticamente il programma farà aprire lo scompartino, non chiedetemi come, al momento giusto quando dovrà cadere la frutta secca. Quindi niente più paura di non sentire il bip bip, perché le olive nel pane potrete metterle sempre, anche quando non siete a casa, perché questa macchina è programmabile. Benissimo. Quindi è fantastico. All'interno c'è anche naturalmente un misuratore per le polverine, per i lieviti, il tablespoon per intenderci. E poi c'è il leva paletta e la fantastica paletta miscelatrice, che io non so mettere mai. Ci sarà un senso? Sì, c'è un senso, ok, trovato. La so mettere. Per pigrizia. Li vediamo i 19 programmi? Ok, vediamo i 19 programmi. Allora, innanzitutto le caratteristiche della macchina: può fare pani da può fare impasti da 500, 750 e 1 kg. 500 grammi, 750 e 1 kg. Ha naturalmente il computo orario per ogni programma e può farlo light, quindi chiaro il pane, media doratura e ben cotto. E qui c'è il programmino fruit, quando vogliamo inserire nella vaschettina che abbiamo visto prima la frutta da inserire nel pane. Beh. I programmi sono pane soffice, pane dolce, pasta acida naturale, pane francese, grano integrale, quindi un pane in pasta di grano integrale, pane veloce, il programma per veloce, il programma senza zucchero, il multicereale, il multigrano, la pagnotta al latte, il programma per torte, l'impasto crudo, l'impasto della pizza si intende, pasta di lievito, la marmellata, la cottura al forno, lo yogurt, il senza glutine, quindi questo è molto importante, il riso appiccicoso, che non so, no, è il riso, la sticky rice, credo sia più la crema di riso tradotto riso appiccicoso, poi vado a informarmi su che cos'è, il salto in padella, che non è quello della Findus, e il lievito, la fermentazione. Allora, interessante, me la devo studiare ben bene. Fai una prova di partenza. Allora, vediamo come si impostano i programmi. Io credo si vada avanti. Questo regola il più e meno, quindi minuti. I minuti. Mentre i programmi si regolano con questo tasto menu, che schiacciando, inquadra là, fa andare avanti quindi, i programmi. Quindi avanti. I programmi sono preimpostati, ma potete anche regolarli abbassando o aumentando le temperature. 5, 6, 7, 8. Allora, il 10 cos'è che dura meno di tutti? Sempre, questo stiamo parlando di 14, 8. Quindi ci sono veramente tantissimi programmi. Mi interessava molto il programma Bake, perché è un programma molto interessante, quello per la cottura al forno. Quale sarebbe? Come che andrà? Sarebbe, un attimo che me lo vado a cercare, il programma 14. Perché c'è il programma Bake? Perché uno può decidere di fare un mega mix, fa per esempio una pasta lievitata con l'impasto a crudo 11 e fa la pasta lievitata che più preferisce, dopo che uno si impratichisce, no? Fa il pane che più vuole e poi lo cuoce al forno, quindi non segue i programmi predefiniti, ma l'impasto Bake magari ti lascia più libera a seconda degli ingredienti più o meno acquosi che metti. Mi piace molto anche il programma sullo sticky rice, riso appiccicoso, con pochi passi semplici si potranno realizzare con pasti con riso appiccicoso cinese in modo delizioso e nutriente. Ora vado a vedere cos'è e lo faremo insieme. Che ne dite se utilizziamo insieme tutti i programmi uno al mese e facciamo i video con tutti e 19 programmi? Sono d'accordo. Così ve lo faccio vedere proprio, magari uno al mese, no, anche di più di uno al mese. Ma intanto facciamo vedere ai nostri amici quanto è silenzioso. La facciamo partire? Aspetta. Con un programma qualunque? No, un programma di miscelazione sicuramente. Vai. E allora cosa prendiamo? Pane soffice? Pane soffice. Il programma numero 1. Premiamo start. Naturalmente è vuota, quindi va a vuoto. Ma premiamo un attimo pausa. Vi faccio vedere una cosa molto interessante che ho notato.
dura 23 minuti il programma per l'impasto. E la mia vecchia durava un'ora e 30. Un'ora e 14. Un'ora e 14, quindi avrà una resistenza che fa più calore e fa direttamente andare l'impasto a crudo molto di più. Lo farà lievitare più velocemente. Bene, tutte queste cose le scopriremo insieme. Allora ragazzi, questa è la nuova macchinetta. Che ne dite? Vi piace? Vi piace la forma? Vi piace il materiale? È, compatto, è abbastanza stretta, è più stretta di quella che avevamo. No, che quella che avevamo prima si sviluppava in verticale, questa si sviluppa in orizzontale. A me piace molto, tra l'altro sta benissimo accanto alla mia gelatiera che è d'alluminio anche. Brava. Quindi sono contenta. E c'è la finestrella trasparente, certo, naturalmente, per guardare l'impasto. Tu dici certo, ma molte macchine non ce l'hanno. Veramente, già, questa è una cosa brutta. Bene, quindi tanta curiosità, proveremo insieme questi 19 programmi, uno al mese. E ma forse anche di più, quando li uso, adesso mi sbizzarrirò ragazzi, di uno al mese. E quindi vi faremo vedere i programmi uno per uno, sono curiosa del riso appiccicoso, lo mangi tutto tu. Bene, tutte le specifiche tecniche ve le mettiamo qua sotto, vi mettiamo il link e noi ci vediamo di là. E diteci come la chiamiamo, ciao! Bene, avete visto che bella questa macchina del pane, funzionale, simpatica. Ha un design bellissimo. Ha un design, un bel design, tutto in acciaio inox 1810. Io l'ho presa per quello. Brava. Il prezzo mi pare si aggiri sugli 85 euro. Non ricordatevi sempre che su Amazon 2 euro più 2 euro e meno variano sempre i prezzi. Non mi chiedete il perché, non lo so, però variano, mi sono accorta di questo. E quindi volevo dirvi semplicemente che costa intorno alle 85 euro. Ma sempre il link per esserne certi. Quindi, perché possono variare i prezzi. È una macchina dal design stupendo, mi piace moltissimo, io l'ho scelta soprattutto per quello e perché ha 19 programmi. Poi invece lui mi ha detto prendila perché può fare tre tipi di pesi diversi, perché è molto carina come macchina, ma adesso dobbiamo provarla, perché quindi, l'estetica, brava, la potenzialità, le quello che promette di fare, la comodità, la facilità. Ma lo farà? Lo scopriremo insieme in un prossimo video. Ditemi se ce l'avete, come vi trovate. E, su Amazon le recensioni erano di differenziato tipo. Io ho un po' rischiato perché ce n'erano moltissime ottime e due o tre in cui c'era scritto che Ma questo grosso modo vale per tutti gli elettrodomestici. Sì. C'è sempre quello più contento. Sì, però è non mi interrompere mentre dico la cosa negativa, che loro poi pensano che mi interrompi, che per non dire la cosa negativa. No, la puoi lasciare questa cosa, non c'è bisogno, noi siamo trasparenti, luce del sole. E allora c'erano un tre commenti in cui dicevano che la macchina era morta dopo la prima notte di lavoro, quindi proprio prima cosa. Ma che ci fanno di notte con la macchina del pane? Non lo so, fanno il pane. Ah, di notte? Vabbè, dai. E allora, quindi, vedremo se la nostra ma di notte non si fa il pane, ma scusami. Ve lo documenteremo perché lo faremo insieme per la prima volta il pane. Lo faremo insieme per la prima volta il pane. Allora, grazie per averci guardato e noi con questo scapestrato ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Un grande bacio! Ciao! Ciao!